verso tipo le 7 qualcosa, sono tornato a dormire, mi sono rialzato, mi sono preparato, siamo in banca a prelevare per poi comprarmi qualcosa alla fiera e tra poco partiamo. Ho preso il treno giusto, quindi speriamo. L'orario, insomma, è quello. Questo porta a Milano Centrale, ma se ci dobbiamo fermare, apri il telo limito. Se sono vestito così e ho questi capelli cosa? È perché io dovevo fare il cosplay, ma il mio migliore amico si è dimenticato il cosplay a casa. Ma il prossimo cosplay sarà epico, dal mio punto di vista, eh. Siccome c'è un guasto, diciamo che ci hanno fatto scendere a Milano Certosa e dobbiamo aspettare il prossimo che all'incirca è verso le 42 e sono le 9:16 e noi dobbiamo essere alle 9:16, quindi siamo bloccati qui. La fortezza che sarebbe in pratica un gioco di ruolo, però real life. Spero che mi sentiate. Paio da qualche parte, però questa è scarica. Non può sparare. Ok. Prima questo era nel novinello, adesso dobbiamo trovare le chiavi. La chiave dentro una delle tre casse. Dove ci sono appunto contenute materiali diversi. Adesso invece credo che sia una prova di agilità da usare. Come il guardiano della passerella. Questo qua invece ne siamo usciti vincitori e nell'ultima parte bisogna affrontare il capitano e eccetera. Hanno rubato una carota, l'hanno presa in ortaggio.
benissimo. Ritorno sulla faccia occhio! Mamma mia! Guarda che c'era aria del 4 a 1. Facciamo una bella pausa a pranzo, ho preso un hamburger XXL combo con la bibita e niente, dopo riprendiamo il nostro giretto. Cibo! Noi adesso ce ne andiamo a casa con le nostre belle cosettine, salutiamo la nostra fiera cerca. Però raga, guardate che bei colori che ci sono a quest'ora. Guardate anche tipo là. Bello raga, bello, si torna a casa. Siccome siamo incastrati a Milano Centrale si mangia qui. Visto che abbiamo il treno alle 9, sono tipo le 8, ok? Quindi si mangia da sconti qua. E questa è la pizza che ho preso io, margherita con un di champignon. Ho preso un'acqua e un bicchiere alla spunti. Sembra molto buono, assaggio e vi dirò. Non ho speso, diciamo, tanto. 5 euro per una margherita e 6,50 per la mei funghi. Un totale di 11,50, però è buono, è sazia, è alta, diciamo, sazia. Si poteva prendere l'abbondante, costa qualche euro in più, però va bene anche così, dai. Tanto per soddisfare, come se fosse un aperitivo, diciamo. Finalmente abbiamo preso il treno per Bergamo e adesso dobbiamo aspettare che parta, quindi già.
più vicino.